Bentornati a un nuovo appuntamento con Buongiorno Verona. Siamo tornati insieme per commentare i risultati delle elezioni regionali 2020 e abbiamo ripristinato anche il collegamento con l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, che è risultata vincente nella lista della Lega insieme al governatore Luca Zaia. Buongiorno assessore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, un commento a caldo rispetto a questi risultati, insomma, che insomma Zaia ha stravinto e anche lei di conseguenza. Beh, guardi, credo che sia una grandissima soddisfazione per tutta la squadra che ha lavorato in questi 5 anni con il presidente Zaia. Io l'ho sempre detto, essere assessore del presidente e lavorare nella sua giunta per me è un onore e un'occasione unica, e credo che il risultato che il presidente ha raggiunto con gli scrutini di ieri sia veramente straordinario, che premiano nel merito la persona e il lavoro che in questi 5 anni il presidente e tutta la squadra ha fatto nell'interesse dei veneti. Però permettetemi di sottolineare anche il grande risultato di tutta la squadra della Lega, perché tutti i candidati della Lega hanno fatto veramente un risultato straordinario a Verona. Sapevamo che non era facile, ma veramente faccio i complimenti a tutti i colleghi candidati con me nella lista Lega e anche ai candidati, e le congratulazioni agli eletti nella lista Zaia. Certo, certo. Ecco, e adesso anche un commento riguardo al referendum, perché come sappiamo ha vinto ampiamente il sì. Insomma, cosa ne pensa di questi risultati? Ma guardi, era da aspettarsi che comunque avrebbe vinto il sì, perché questo referendum nasce sulla scorta di una spinta, di una forte spinta contro la politica, di antipolitica, dove insomma la gente ha sicuramente risposto, diciamo, istintivamente a questo referendum. Quello che mi rammarica è che il taglio dei parlamentari interviene solo sulla quantità, ma non sulla qualità. Il giorno dopo l'Italia non andrà meglio, perché il risparmio che ci sarà da questo referendum è sostanzialmente irrilevante. Io auspico che chi ci governa si metta una mano sul cuore e cominci veramente a fare delle riforme serie per migliorare la qualità della vita di ogni singolo italiano, perché in questo momento mi sembra che non stiamo andando in questa direzione, soprattutto in un periodo difficile come il post-Covid. Certo, chiaro, chiaro. E allora noi le facciamo le nostre congratulazioni e salutiamo l'assessore Elisa De Berti per essere stata grazie con noi. A voi. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci, buona giornata a tutti, arrivederci. Eccoci qua, e allora noi continueremo tra poco con altre interviste a commentare questi risultati delle elezioni regionali 2020. Grazie per essere stati con noi e al prossimo appuntamento.